Ciao a tutti amici di Lega Nerd. Oggi sono qui per presentarvi quella che potrebbe essere una nuova rubrica. Sapete, i fumetti sono sempre di più e giustamente da solo non riesco sempre a gestire tutto il carico di lavoro per presentarvi i fumetti, quindi abbiamo deciso di fare, diciamo, dei casting con alcuni aspiranti influencer per trovare la persona giusta. E beh, abbiamo scritto ad un po' di amici, qualcuno ci ha scritto, abbiamo deciso di rispondere alla proposta di un amico che ci ha scritto, un amico che si chiama Ruggero e che quindi oggi metteremo alla prova con un fumetto che è appena uscito per conto di Saldopress, ovvero Predator 30° anniversario di Mark Verheiden con i disegni di Chris Warner. E quindi vediamo come se la cava questo Ruggero. Ciao a tutti, mi chiamo Ruggero dei Timidi, cantante sentimentale dalle melodie senza tempo ma dalle tematiche molto attuali, uscito nel 2018 con il nuovo album Giovani Emozioni, di cui farò un breve estratto della canzone dell'estate. Col ghitalele è un po' difficile. Quest'estate voglio limonare, ho la lingua fatta per amare in riva al mare, dietro un fugace pedalò. E me ne fregio se non potrò trescare, troverò il modo di dimenticare al ciringuito, sorseggiando un mosco blu, eccetera, eccetera. Adesso non voglio dilungarmi troppo. Predator è la mia infanzia, la mia adolescenza, anzi quelle notti estive proprio di luglio, agosto, passate a guardare sul divano, a guardare Italia 1 alle 10:30 di sera, che iniziavano i film, quelli che piacevano a noi adolescenti, non so chi se lo ricorda, zio Tibia, quando mandavano, non so, i film horror, per dire, e erano quegli orari dove in genere prima mandavano d'estate, non so, Piero Angela, tutti i film soliti, le commedie, certi western, invece alle 10:30 mandavano quei film di Critters, oppure tipo Predator. Ecco, Predator mi ricorda la mia infanzia, quando mia mamma entrava e diceva: abbassa, chi è che urla? Io: mamma, è Predator. No, insomma, Predator era quella cosa lì. Piano con le offese, guardavo sia Colpo Grosso che Predator, anche perché Predator passava una volta l'anno, invece Colpo Grosso passava più e più volte. Salute? Ve l'ho fatta. Riempimi di baci. Com'è? Iaggia. Intanto chi è che gli ha dato sto nome? Io volevo capire, perché arrivano qua, non dicono una parola, già sono incazzati senza motivo e si chiamano così, vabbè. Sono degli omoni, credo giamaicani perché sono rasta, sono 2,5 metri, sono altissimi, molto muscolosi e oltre ad essere muscolosi hanno questi oggetti, queste armi che sono molto moderne, devo dire, anche se invece però la parte, come dire, la parte quella con cui interferisco, cioè non è come l'Apple Watch che è bello figo, lì hanno delle robe, delle cinesate, però partono dei razzi che dici ma da dove? Tecnologia molto avanzata e sono brutti da guardare, molto brutti. Infatti hanno il casco, oltre che per motivi tecnologici c'è sto casco perché sono dei cessi. Adesso non vorrei proprio parlarne troppo male, non si sa mai che, perché spuntano all'improvviso. Non sono, ecco, sono dei tipi. Ma tu, cioè, ci hai mai parlato con un Predator? No, perché non ci puoi parlare, sono degli alieni mestruati. Cioè, come ti avvicini ti spaccano la testa. Non lo so perché, vorrei chiederlo. Perché siete venuti? Sì, ok, d'accordo, loro fanno gli scalpi dei loro nemici, tutte queste cose molto vecchio stile. Però dimmi il motivo, perché sei qua da solo? Perché il primo Predator, parlo del film, quando cade nella giungla, cioè tutti gli UFO cadono in America, tu mi cadi in Sud America, c'hai dei problemi con la tecnologia? Cioè, ok, tutto figo, ho detto, vai con le cinesate, e per forza poi ti perdi e vai a finire in Sud America. Perché venite? Ma potete stare a casa vostra, signori Predator, con tutto il rispetto, e non ho niente di male contro Yabja, sembra una roba dei Pokémon. Yabja.
Beh, è ovvio che i Predator, diciamo, non trombano. Questo è chiaro per motivi che poi si capisce quando, soprattutto nel primo film, quando Schwarzenegger si avvicina, hanno un alito molto prominente. Ecco. Anche se, avendo i Rasta, mi chiedo sempre, ma in realtà i Predator sono dotati di Big Bamboo? Questa è una domanda che ci si può fare, perché la tecnologia non ce lo spiega. E loro si tolgono il casco. Toglietevi anche qualcos'altro e poi ne parliamo. Predators. Ah no, non se le vanno a cercare, loro fanno le loro cose. È il Predator che è un rompiballe, notoriamente, capisci? Probabilmente, so, ce l'ha, gli hanno fatto qualcosa questi della famiglia, gli avranno rubato la fidanzata, gli avranno rigato l'orologio, che ne so. Beh, io ho letto il fumetto e mi è piaciuto molto. Il film Predator 2, ti dirò, non sono così nerd da averlo visto, perché come tutti mi hanno detto, guarda, è una cacata micidiale, io non l'ho visto. Poi ho scoperto che ci sono delle differenze del tipo, qua c'è un legame comunque con il protagonista del primo film, Arnold Schwarzenegger, questo è il fratello, e invece nel film non si menziona più, poi... Era bella la giungla, è bella l'idea, la giungla di città, insomma, è molto meglio il fumetto. Non ho mai visto il film, però lo posso dire, cioè io posso dire quello che voglio. È molto più bello il fumetto, perché l'ho letto. Il film, ma spruzzando acqua dalla vagina che adesso è assai in voga. No, non lo so con quali suggerite da me. Io ho scritto canzoni tipo vibratore, ma dubito che con un vibratore basti per... Ho scritto anche un reggaeton, che magari lui, essendo Rastafari, gli sta sulle balle. Non lo so con che armi, perché lui di armi ne ha tante. C'ha sti razzi che... Io poi non ho mai capito, c'ha sti razzi sulle spalle, c'ha l'autodistruzione qua. Io non girerei tranquillo con tutta sta roba addosso. Poi gli vai vicino, è pure muscoloso, ti picchia, si toglie il casco, cerchi di limonarlo, c'ha l'alitosi. C'ha diverse armi nella sua saccoccia. Io non saprei, spero di non incontrarlo mai. Dubito che ci cazzo, secondo me non si lava mai, per cui non ha idea di che cosa sia una saponetta, cioè non me lo vedo che... Oh, una passata, oh guarda qua, c'ho il... cos'ha, il canino, il sporco, che ci... non me lo vedo proprio che si lava, no? Che domande? Cosa c'entra? Cioè uno è quello... Jason è quello di Venerdì 13. Fanno tutti questi mashup, ma... Non lo so. Allora, Predator sicuramente c'ha la tecnologia. È più intelligente. Jason non mi pare brilli per intelligenza. Però Jason è abbastanza imbattibile. Quello non si capisce. Sembrava normale. Poi è diventato uno zombie. Poi è diventato un... Cioè, comunque vada, un modo per... Lo trova sempre. No. A meno che... Scusa, Jason è morto. È uno zombie. Jason è uno zombie. Essendo zombie, ho capito. È una domanda trabocchetto. Essendo zombie, lui non è vivo. Per cui il Predator, se tiene il casco che vede, no, tutte l'energia vitale, non lo riconosce, per cui passa inosservato. Jason è uno che proprio, se gli hai fatto qualcosa, ti viene addosso. Ma se sei passi lì così, non è che se la prende più di tanto. Per cui secondo me non combattono mai. È una domanda trabocchetto. Vi ho sgamati. Ci hanno fatto un fumetto. Tra parentesi, due anzi. Due fumetti, e come va a finire? Se te lo dico non vale più. Posso dire, a me Batman sta sulle palle. Per cui, è chiaro, l'infanzia è difficile, però comunque c'è uno che c'ha i soldi, invece Predator lo vede uno che ancora si sporca le mani, no? Per cui spero vinca Predator, ma di poco, diciamo 2-1. Non ce la fanno, perché no, perché poi non riescono a mettersi d'accordo. Sicuramente Rick ce la fa sempre, magari perde un piede, perde un avambraccio, ma ce la fa. Gli altri poi scappano via con la motoretta e fine. Mia moglie Fabiana, cioè quello è, va da sé, che nel senso che chi è Predator, cos'è il Predator? Non sai cos'è. Chi è chiamato Predator? È questo qua dietro, Predator. Dai, in certi giorni lei è molto peggio di Predator. Che gli cioè, se Predator la vede... Quali giorni? In quei giorni. Adesso non so dirti se è giovedì o mercoledì. È una leggenda metropolitana che noi in quei giorni siamo nervose. Hai capito? Predator, aiutami. Vieni qua. Prova, prova, Sassa. Presentati, sono Ruggero dei Timidi. Basta, Segoni, mi fate anche la mano. Da quant'è che sei tu? 5 anni praticamente.